a Losanna e nel frattempo ecco che si prepara al suo primo passaggio un americano, John David Wiswall, 14 anni appena, scia da quando ne aveva 5, campione giovanile negli Stati Uniti nello slalom e nel salto, non ha mai preso parte ai campionati nazionali assoluti, pratica anche l'atletica leggera, notate il suo fisico robusto, ripeto, appena 14 anni, pure un ragazzo dal fisico notevolmente robusto. Il primo suo passaggio, i passaggi che gli atleti delle figure effettuano, come avete visto in precedenza con Buzzotta, sono due. Anche un salto mortale nel suo repertorio, fuori però sembra, è vicino a noi anche il presidente della federazione Giuseppe Verani, che segue questa manifestazione. Ecco il mortale con logica emozione. E vi ricordo tra parentesi che l'Italia, generosa ospite di manifestazioni di sci nautico, tra l'altro a livello mondiale ed europeo, ospiterà dal 20 al 24 agosto i 25esimi campionati europei juniores delfini al lago Arancio in Sicilia. E diremo più avanti di altre manifestazioni. 2200 il punteggio di Wiswall al suo primo passaggio, secondo i cortesi calcoli di Isidro Oliveras, quindi ha fatto peggio di Buzzotta. Termina la fatica dell'americano e richiamiamo in causa adesso Sonia Truzzi, che spieghi brevemente come si definiscono, come si qualificano queste giravolte. Si legge scritto un 180, un 360, un 540, onda non onda. Di che si tratta? Dunque, innanzitutto c'è da dire una cosa, che come possono vedere gli spettatori, lo sci è nettamente più piccolo degli sci che si vedono di solito, quelli che hanno il mare, e non ha la pinna sotto, non ha la deriva, quindi permette allo sciatore di girare sull'acqua. E dunque queste evoluzioni sono più o meno difficili praticamente, e in base alla difficoltà di queste figure, quello che noi chiamiamo figure, c'è un determinato punteggio. Ci sono questi due passaggi di 20 secondi ciascuna, ogni concorrente presenta un suo programma, che praticamente è la lista delle figure più o meno difficili che porta, e il suo, praticamente quello che deve fare, deve stare in piedi e svolgere tutto questo programma. Vince chi totalizza il maggior numero di punti. Ecco, un 540, cosa significa? Perché 540? Un 540 praticamente è un giro e mezzo effettuato con lo sci, mentre un 360 sono 360 gradi, come si dice, proprio è un giro totale fatto con gli sci. Da 540 sarebbero 360 gradi più 180 in pratica. Ecco, mezzo, diciamo, effettuato con lo sci. E questo lo possono fare, non so se avete visto anche prima, con la corda al piede oppure con il piede dentro lo sci. Avete visto un primo passaggio di un cecoslovacco che si chiama Michal Cerny, ha 17 anni, a livello juniores in Cecoslovacchia è terzo nelle figure, primo nel salto, primo nella combinata ed è secondo nelle figure a livello nazionale assoluto, era nono in classifica dopo la prima prova, quella relativa alla fase eliminatoria. Il suo punteggio di primo passaggio è di 2010 punti, quindi considerevolmente meno nei confronti
di Buzzotta, che ha fatto veramente una bella gara oggi. Peccato che uno dei suoi due passaggi ieri sia stato nullo. Tra parentesi, penso sia il caso, ma adesso seguiamo con attenzione il secondo passaggio di Cerny. Secondi 20 secondi praticamente, proprio perché c'è un leggero vento in schiena e questo permette loro di sostenerli maggiormente. Ecco, volevo dire in precedenza che si è comportato molto bene stamane nello slalom maschile un azzurro, esattamente Stefano Palombo, che si trova secondo in classifica dopo la fase eliminatoria. Lo vedremo domani, spero in telecronaca nuovamente. È in piena zona medaglia Stefano Palombo, 17enne da Latina, dovrebbe riuscire a confermarsi sul podio. Nello slalom maschile Stefano Palombo segue il britannico Hodgkins. Nel salto maschile, dopo la fase eliminatoria, conduce il tedesco Wild davanti all'americano Wiswall e l'italiano Buzzotta si trova in decima posizione. Nello slalom femminile conduce l'americana Overton con l'italiana Gastone in quarta posizione. Poi sempre nelle semifinali, diciamo nelle eliminatorie, nel salto femminile conduce l'australiana Skipper, nessuna italiana tra le prime otto che disputeranno la fase finale, così anche nelle figure femminili dove conduce una sovietica, Natalia Ivanova. Tribune, avete visto anche dei lavori in corso, con noi l'assessore al turismo per la provincia di Milano, Franco Ascani. Lavori in corso? Beh, sono i lavori per far sì che il bacino dell'idroscalo di Milano possa ospitare delle grosse manifestazioni nautiche, manifestazioni di sport, e sarà la realizzazione di una torre per il cronometraggio, per la stampa, per la televisione, per i giudici, che sarà realizzata alla fine del prossimo anno. Incominceremo nell'88 con i mondiali di canottaggio e ci auguriamo che poi lo sci nautico possa trovare qui un bacino ideale per svolgere questa attività, come oggi, con delle strutture adeguate alle esigenze dei tempi. Avete visto, amici telespettatori, in precedenza inquadrato brevemente il settore dei lavori in corso e vedete adesso Pavel Mesl, Cecoslovacchia, da Brno, 16 anni, impegnato nel primo passaggio, un passaggio sfortunato per la verità. Rivediamo e Sonia Truzzi ci dirà perché il giovane cecoslovacco ha sbagliato. Sì, dunque, ecco, in questo momento lo vediamo effettuare un 5.40 partendo dalla posizione elicottero e adesso effettua un back-back. E ritornando, ancora in posizione di back-back, si è sbilanciato ed è caduto troppo col corpo, ha appunto sbagliato guardando in acqua e sbilanciandosi è caduto. Ecco, diciamo che un back-back equivale praticamente ad una partenza di schiena con arrivo di schiena. Sì, partenza di schiena con arrivo di schiena. E qua vediamo ancora sconsolato il cecoslovacco, che era nono dopo il primo passaggio, mentre Mesl, che avete visto in precedenza, Cerny, che avete visto in precedenza, ha totalizzato 4.290 punti. Mesl, che avete visto adesso, ha totalizzato appena 460 punti.
per la caduta. E con noi adesso Patrizio Buzzotta. Brevemente, hai fatto una bellissima gara in questa fase finale, ti è andata male purtroppo invece Buzzotta nella fase eliminatoria. Spiega tu cosa è capitato. All'inizio del primo programma, nella fase della semifinale, nella prima figura che raccorda il piede, mi è scivolato il bilancino dal piede e così purtroppo ho perso tutto un programma e il mio punteggio è stato relativamente basso. Stai recuperando forte adesso però. Adesso questa finale sono andato un po' meglio, speriamo che il risultato sia un po' più alto. Ecco, dall'undicesimo posto dovresti entrare tranquillamente, penso, nei 5-6, cosa dici? Ma penso anch'io come lei, spero nei primi 5. Vediamo adesso il secondo passaggio di mezzo, commentacelo tu. Allora, passaggio corda al piede, questo tutto corda al piede. Ecco, è partito per un 7-20, 5-40 corda al piede. Back back sarebbero dei 360, 360 onda, 180 onda, drapage, 180 inverso, 540 corda al piede in avvolgimento ed ecco tutto. Sfortunato il cerco del lago che sicuramente ti passa le spalle quindi. Speriamo. E con due cadute non può che essere così. Ogni tanto nella tua spiegazione, nella tua indicazione davi anche il termine onda, spieghiamo cosa significa, cioè l'azione si svolge sulla cresta dell'onda, ci sono delle figure in scia che sarebbero in mezzo alle onde e onda invece che uno, ci sono due tipi di figure onda ad uscire, cioè da dentro le onde ad andare fuori, a entrare che è da fuori a dentro. Al replay ancora l'incidente occorso al giovane Pavel Mesl che ha totalizzato 2500 punti. Nell'attesa, brevemente, qualche parola col presidente dell'Unione Mondiale, con Isidro Oliveras. Ma lei forse vorrebbe seguire adesso questo passaggio, vero? Seguiamo il passaggio successivo, che è dell'austriaco Karl Ahammer da Gmunden, 17 anni, a livello giovanile primo nelle figure, secondo nello slalom, secondo nei salti nel suo paese, esperto sciatore su neve anche, lo vedremo tra breve impegnato nel primo dei due passaggi. Vi ricordo che i tempi cronometrati, cioè i tratti cronometrati, sono di 20 minuti, secondi logicamente. Sfortunatissimo l'austriaco che lascia spazio alla breve conversazione che volevamo fare con il presidente dell'Unione Mondiale, lo spagnolo Isidro Oliveras, che noi sappiamo che voi sarete a Losanna lunedì, vale a dire dopodomani, per una riunione molto importante per lo sci nautico. Sì, la riunione della commissione di programma, dunque quella commissione dal Comitato Olimpico Internazionale, chi decide gli sport formando parte dei giochi olimpici del 92. Quindi voi proponete, naturalmente l'avete già proposto, caldeggiate che lo sci nautico possa essere sport olimpico presente alle Olimpiadi nel 92. Sì, noi abbiamo proposto la nostra candidatura di sci nautico l'anno 82, abbiamo lavorato con la gente del CIO per questi tre ultimi anni e adesso finalmente lunedì facciamo l'ultima presentazione del nostro sport e aspettiamo una decisione lunedì o martedì prossimo. Speranza? Sì, ci sono qualche, sì. Qualche speranza? Qualche speranza, vuol dire. Diciamo che lo sci nautico è stato dimostrativo alle Olimpiadi di Monaco 72, vero? Sì, è stato olimpico. Era quando un italiano era presidente della Federazione Internazionale di Sci Nautico, il signore Franco Carraro, e lo sci nautico è stato presente ai giochi olimpici a Kiel, sì. Speriamo che lunedì il discorso si risolva e si sblocchi positivamente. Questo è il bel campo di gara dell'idroscalo di Milano, realizzato per l'amarraggio e il decollo di idrovolanti qui vicino all'aeroporto di Linate. Ora idrovolanti qua non atterrano più, in compenso vi si svolgono bellissime manifestazioni di sci nautico, di motonautica, di canottaggio.
ed è per i milanesi questo un bacino che consente anche tintarelle. Secondo passaggio nel frattempo per l'austriaco Karl Ahammer. Vi ricordo ancora che i passaggi avvengono in senso inverso rispetto alla classifica acquisita nel corso delle eliminatorie, per cui mano a mano che si va avanti ci si avvicinerà agli atleti primi classificati dopo la fase eliminatoria. Concluse la fatica di Karl Ahammer, 17enne da Gmunden. Buzzotta, ti passerà avanti? Non penso, perché è caduto subito nel primo passaggio sulla prima figura. Quindi aumentano le tue chance. Sì, pian piano stanno aumentando. Peccato per quella caduta di ieri, veramente il caso di dirlo, vero? Ma è un bilancino che scivola dal piede, è un fatto frequente? No, no, non mi era mai capitato prima. È una cosa strana. È sempre una prima volta, no? Speriamo sia anche l'ultima. Speriamo. Il prossimo concorrente sarà un germanico, Steffen Wild, 16 anni, primo a livello giovanile in patria nelle figure, nel salto e nella combinata. Ahammer ha totalizzato 2280 punti, molto poco, cioè in questa seconda serie di passaggi per ora il primo è Buzzotta, nettamente il primo davanti a Wiswall, Cerny, Merl e Ahammer nell'ordine. Però i punteggi, come sapete, vanno assommati a quelli della fase eliminatoria. Steffen Wild, 16enne tedesco, inquadrato adesso la regia di Osvaldo Brandoni e sua la scelta di queste immagini. Descrivi ogni movimento. Allora, abbiamo uno step back, 180, un 360 onda, il 360 onda inverso, un altro 360 onda, un 540 e un altro 540. Anche il salto mortale che si conclude però in acqua. È sempre più frequente la possibilità di assistere a salti mortali anche a livello giovanile, vero Buzzotta? Sì, perché hanno iniziato a fare salti mortali i messicani e poi pian piano tutti hanno imparato questa tecnica di farlo. Infatti, se lei nota, non è proprio un salto mortale dritto, ma un po' storto, e allora pian piano tutti lo stanno imparando. Tra breve rivedremo con la conclusione del passaggio, eccolo, il salto mortale di Steffen Wild, che termina però in acqua. E vi voglio dire anche, mentre Wild ci prepara il secondo passaggio, dell'altro importante appuntamento di quest'anno per lo sci nautico in Italia, riguarda la velocità. Il 14 settembre sul lago di Iseo a Sarnico, l'ultima prova del campionato europeo di velocità, il Gran Premio d'Europa. E tra l'altro ricordiamo che quest'anno si disputa anche per la prima volta la Coppa del Mondo di velocità, articolata su tre prove, la prima negli Stati Uniti prossimamente, poi in Italia il classico Giro dell'Ario, conclusione in Australia, i migliori italiani Todeschini per la categoria femminile, potrebbe anche vincere Ela Grignani. Nuovamente impegnato adesso Steffen Wild, Germania, che ha totalizzato 1900 punti al suo primo passaggio, conclusosi sfortunatamente con la caduta dopo il salto mortale. E tra breve il secondo passaggio del tedesco.
vediamo adesso avvicinarsi al campo di gara. Corda al piede. Ricordo ancora 16 anni questo giovane. Tutta una serie di figure nella scia. Sull'onda. Questa è una partenza back, per esempio. Cioè all'indietro. Si è sbilanciato. È stata banale come caduta buttata. L'ha fatto apposta perché è stato in piedi, si è tuffato praticamente. Ecco al replay la conclusione di Stephen Wild. Qualche parola nell'attesa con il nell'attesa del successivo concorrente, che è il messicano Antonio Menendez, con Giuseppe Verani, che è il presidente della Federazione Italiana di sci nautico. Quindi gli impegni sono non pochi quest'anno per lo sci nautico in Italia. Ma come tutti gli anni, perché tutti gli anni l'Italia credo sia al primo posto dal punto di vista organizzativo. Abbiamo i campionati del mondo giovani, abbiamo i campionati europei giovani in Sicilia, abbiamo i campionati europei assoluti di velocità a Sarnico, quindi credo che più di così non si potrebbe fare. Ma quello che conta è che in questo meraviglioso bacino dell'Idroscalo si può realizzare sicuramente una competizione ad altissimo livello, e speriamo di poterlo sfruttare sempre più, possibilmente ottenendo dalla provincia di Milano anche una piccola parte destinata alla scuola, perché i milanesi che si appassionano allo sci nautico purtroppo non hanno poi la possibilità di esercitarlo se non ai laghi comunque vicini a Milano. Questo era un discorso rivolto al presidente, anzi all'assessore allo sport e turismo Franco Ascani, che è qua vicino, e lei è impegnata personalmente a questo punto, assessore. Impegniamoci in diretta televisiva dicendo che questo bacino, che è 700.000 metri quadrati, che ha 1 milione di metri quadrati di verde intorno, sarà prossimamente oggetto di una ristrutturazione generale, quindi di una destinazione ai fini sportivi, ai fini tempo libero, ai fini ricreativi. In questo contesto sicuramente lo sci nautico, come ho detto prima, avrà una sua parte fondamentale, e quindi la possibilità di trovare uno spazio adeguato per questa scuola a cui il presidente Verani faceva riferimento poco fa è uno degli aspetti prioritari che la giunta provinciale di Milano prenderà in considerazione. E adesso al replay la conclusione del passaggio di Antonio Menendez, sedicenne messicano. Vedete che bel salto mortale sulla cresta dell'onda, come diceva prima Buzzotta, sono i messicani che hanno in pratica inventato questa figura. È molto bene Antonio Menendez, nativo di Città del Messico, ove risiede, è riuscito a completare con un salto mortale questo suo primo passaggio. 2600 il punteggio di Menendez al suo primo passaggio. Vedremo adesso questo giovane, che è il miglior combinatista junior messicano, al suo secondo passaggio, e anche primatista junior Menendez in Messico nello slalom e nelle figure. Il suo secondo passaggio, vediamo se nel suo programma figurerà sfortunato questo passaggio, che fa il gioco di Buzzotto però, Esatto. Perché se fosse riuscito a passarlo pulito sarebbe passato avanti a Patrizio Buzzotto, che a nostro avviso, allora 3050 nel complesso il punteggio di Menendez, per cui è tutto da verificare adesso se Menendez è riuscito o meno a passare avanti a Buzzotto. Buzzotto nell'eliminatoria disponeva di 3840 punti, adesso più 7810, vediamo di fare dei calcoli, 3840 più 7810, cortesemente ce li fa
Oliveras sono 11.650, mentre Menendez aveva 4.610. E quindi Buzzotta resta abbondantemente in prima posizione fino a questo momento, quantomeno. Quindi Buzzotta sei sicuramente quantomeno quinto. Te l'aspettavi? No, non credevo di arrivare. Credevo di arrivare nei primi 6 o 7, comunque adesso continuiamo a sperare. Continuiamo a sperare anche perché il tuo vantaggio è piuttosto notevole. Quindi è il caso di dire che dopo la sfortunata prova di ieri sono state sfortunate anche le prove di molti concorrenti che ti sono passati avanti oggi, il che torna bene naturalmente per la tua posizione in classifica. Questo è Pierre Villeneuve nel frattempo, quarto classificato dopo la fase eliminatoria, e un canadese di 16 anni che finisce a sua volta a terra e a questo punto, cioè in acqua, a questo punto Patrizio Buzzotta. Per gli amici Chico e anche per noi si prospetta l'ipotesi di un tuo passaggio in quarta posizione, se non meglio addirittura. Come ha fatto a cadere Villeneuve? Durante un 5,40, sarebbe 540 gradi il giro, gli è scivolato il bilancino di mano. Come è scivolato a te quando ti muovevi ieri corda al piede? Gli è uscito il bilancino di mano, veramente un guaio, direi, assolutamente banale. Pierre Villeneuve, pensate, 16 anni, scia da quando ne aveva 5. E a casa sua, a livello nazionale, assoluto il secondo nelle figure per un junior canadese. Essere secondo nelle figure, tenendo conto che il Nord America, Stati Uniti e Canada, è una fucina di atleti per lo sci nautico. Per un canadese, stavo dicendo, essere secondo nelle figure vuol dire essere tra i migliori del mondo in senso assoluto, eppure ha perso il bilancino. Il suo punteggio di passaggio appena 480 punti. Vi ricordiamo che Pierre Villeneuve aveva 5.580 punti dopo l'eliminatoria. Vediamo di fare poi brevemente i calcoli. E sentiremo come stanno le cose per Patrizio Buzzotta, che tra l'altro è stato sfortunato anche nello slalom. Hai perso addirittura, potevi fare molto bene nella combinata, ti è andata, direi, scusami, ingenuamente nella fase d'avvicinamento. Cosa è capitato? Durante l'entrata, le boy d'ingresso, le ho saltate praticamente. Uno nello slalom deve passare attraverso due boy, sarebbero le boy di entrata, e a me è capitato di saltarle. Che boy. Una distrazione quasi. Non distrazione, dipende. Per i giudici non le ho saltate, e per me magari le ho fatte. Dipende, perché ci sono delle illusioni ottiche che posso aver saltato le onde della barca invece che aver saltato le boy. Commenta tu il secondo passaggio di Villeneuve, che vedrà adesso di fare naturalmente il meglio per poter riuscire a riconquistare posizioni. Ha fatto 7.20, 5.40, è una tombola fonda, ed è caduto. Arrabbiatissimo Villeneuve si dà il pugilato contro le onde dell'idroscalo, e io credo a questo punto che anche Villeneuve finisce dietro a Patrizio Buzzotta, che dall'11ª posizione dopo questa autentica strage è emerso adesso, direi, al quarto posto. Il punteggio di Villeneuve finora in questo secondo passaggio 2.610 punti, ne aveva 5.580 dopo la prima fase, quella eliminatoria, per cui Buzzotta, che è accreditato di 11.650 punti nel complesso, passa alla quarta posizione. Mica male, direi. Questa è la zona delle partenze e vedremo tra breve i primi tre classificati. Tra breve al via, eccolo, l'americano Moy, poi vedrete il francese Benet,
e il canadese Lievelin. Cortesemente ci hanno allungato la classifica finora acquisita, conduce Buzzotta davanti all'americano Wiswell, poi il cecoslovacco Cerny, il cecoslovacco Metzl in quarta posizione, c'è un tedesco Ahammer in quinta, non è tedesco, mi pare che sia austriaco, sì è austriaco, ed il tedesco Wild. Primo passaggio adesso per l'americano Moy, 14 anni, a livello giovanile primo in salto, figure e slalom, quindi anche in combinata negli Stati Uniti, è un grossissimo personaggio, pertanto seguiamo con attenzione la sua esibizione. È riuscita a passare indenne Moy, che potrebbe passare avanti a Buzzotta nella classifica. Il replay, i 20 secondi dell'impegno dell'americano. Sentiamo cosa dice Patrizio Buzzotta di questa esibizione. Ha fatto un bellissimo primo programma, tutto va dal piede. Intanto. In precedenza abbiamo visto gli altri concorrenti passare corda al piede al secondo passaggio, questo l'ha fatto addirittura il primo. Dipende dal vento, da come tira il vento, da come lo preferisce l'atleta, è individuale. Chi preferisce fare corda al piede col vento in faccia o fare corda al piede col vento di schiena. Il punteggio 3740, il punteggio di primo passaggio per Moy, per cui siamo ad un totale di 9810 finora. Se l'americano fa adesso più di 2200 punti, passa avanti a Buzzotta. Ecco Travis Moy. Ancora edile il ragazzo, ripeto 14 anni, ma già molto sicuro. Era un 740 se non andiamo errati. E passa sicuramente a condurre l'americano Travis Moy. Rapidamente Isidro Oliveras sta facendo dei calcoli. Si passa avanti, il punteggio precedente era 6.070, questo è 6.920, per cui il totale va sui 12.990, nei confronti degli 11.650 di Buzzotta che passa in seconda posizione. Vediamo adesso gli altri due concorrenti, gli ultimi due, mentre la regia propone, vi ha proposto al replay il secondo passaggio di Moy. Tra breve il primo passaggio e quindi il secondo di un altro americano, anzi di un francese, Aymeric Benet, 14 anni, nato e residente ad Abidjan. Dall'82 questo ragazzo, lo vedete tra breve, dall'82 è campione juniores in Francia delle figure e secondo in Francia a livello assoluto. Ancora una bella immagine dell'idroscalo di Milano in questa bella giornata di sole che esalta, direi, lo sci nautico, ci diceva l'assessore provinciale di questo bel polmone per i milanesi, in effetti tale è. Ecco Aymeric Benet. A livello mondiale i migliori americani, canadesi, messicani e qui in Europa direi francesi.
vanno bene anche i britannici, si inseriscono gli italiani che con la Terracciano, con Zucchi, con lo stesso presidente del CONI Carraro in anni lontani, più o meno lontani, sono stati grandi protagonisti. Ecco il primo passaggio di Benè, mi affidiamo il commento nuovamente a Chicco Buzzotto. 7.20 con la piede, 5.40, back back, 5.40, 3.60 onda, 3.60 step, 3.60, 3.70, step 180, step back back, 180, tra passo. Bellissimo primo passaggio. Vi ricordo che il back back è praticamente partenza da posizione di schiena e ritorno in schiena, onda quando sulla cresta dell'onda, qui l'atleta si muove all'interno della scia, si sposta sull'onda come vedete adesso, questa è una figura su onda, quindi passaggio esterno, passa a condurre, se non andiamo errati, Aymeric Benè, che aveva 7.810 punti dopo le eliminatorie, dovrebbe passare a condurre, ne ha 4.190 adesso dopo questo suo bellissimo primo passaggio, e tra breve assisterete al secondo passaggio. Buzzotto ha 15 anni invece, vero? Ecco, Benè, 14. Sei nato a Milano ma risiedi a Novara, no? Risiedo a Pella, sul lago d'Orta. Provincia di Novara, sì. Dimmi un po' di queste figure. Allora, ha iniziato con tutto mano a mano, questo programma qua, 180, 540, 540. 5.40, back back onda, 7.20, 7.20, 180, back back onda. Aveva già concluso il programma quando è caduto? Sì, aveva già completamente finito. Quindi valido l'impegno di Aymeric Benè, che dovrebbe passare a condurre, 4.190 punti dopo il primo passaggio, dopo il secondo 4.020, sono 8.210 punti che si assommano ai 7.810 di primo passaggio, va oltre i 16.000 punti, passa a condurre a questo punto Benè, la classifica Benè davanti a Moi in terza posizione Buzzotta, ancora un solo concorrente. Deve eseguire la sua fatica mentre rivedete la bellissima serie conclusiva di Benè, che finisce in acqua subito dopo aver concluso la sua fatica, e prossimo concorrente, ultimo ripeto adesso, sarà il sedicenne, domani sedicenne, pensate, Jared Llewellyn domani compie 16 anni. È americano di Albany, a livello juniores negli Stati Uniti campione in slalom e in figure, secondo a livello nazionale, a livello assoluto direi, negli Stati Uniti, pratica anche rugby ed è nettamente primo dopo la fase eliminatoria. Si tratta per Llewellyn di riuscire a confermarsi, chiaramente però non si limiterà a difendersi. Ma attaccherà. Buzzotta, tocca a te. Onda, step back back. 180, 540. 180, 5.40, body over, 180, 5.40, back back, step back back, ritorno, body over,
salto mortale. Va. È un passaggio veramente esemplare, direi si merita la vittoria. Attendiamo il secondo passaggio. Intanto rivediamo al replay la serie di passaggi, anzi il passaggio e la serie di figure di Liebelin, che ha concluso, come avete visto, con un salto mortale che vi riproponiamo adesso, molto bello. E tra breve il secondo passaggio. Il punteggio relativo al primo passaggio di Liebelin, 3.490 punti, considerevolmente meno del francese Benet, che lo ha preceduto, per cui potremmo assistere ad un cambio di guardia al vertice. Secondo passaggio per Liebelin. Ha avuto forse un momento di indecisione, recupera adesso, corda il piede come state vedendo, è uscito dalla scia, ha terminato anche il suo secondo passaggio, che purtroppo non mi è sembrato eccezionale, però no, è stato abbastanza bello, penso che abbia fatto il suo record. Vediamo il punteggio di Liebelin, ripeto, 3.490 punti al primo passaggio, al secondo 4.120, nel complesso sono pertanto 7.610 punti, e l'americano si dovrebbe confermare al vertice della classifica, ma c'è qualche dubbio. Rapidamente stiamo facendo dei conti, c'è chi molto cortesemente ce li sta facendo, eh? La vittoria, no, non è di Liebelin, è di Benet, dovrebbe essere, lo dico in via del tutto ufficiosa, perché i calcoli che noi facciamo sono calcoli non ufficiali, non ci affianca la giuria, ma ripeto, generosamente e volontarosamente il presidente dell'Unione Mondiale, lo spagnolo Isidro Oliveras, che avete sentito in precedenza, e secondo i suoi calcoli dovrebbe aver vinto il francese Benet con 16.020 punti davanti all'americano Liebelin, terza posizione per un altro americano, Moy. Liebelin è canadese, e in quarta posizione Chico Buzzotta, l'azzurro Buzzotta, che era partito oggi appena undicesimo ed è riuscito a recuperare ben 7 posizioni. Insomma, direi che hai motivo di essere soddisfatto, no Chico? Sì, ho recuperato molte posizioni, comunque sono stato sfortunato nella fase semifinale, se no avrei potuto entrare nei primi tre, penso. Ah, sicuramente penso. Beh, una medaglia persa. Una volta uno sciatore, ma non di sci nautico, di sci su neve, Erwin Stricker, arrivato quarto, lo complimentavo, mi disse: arrivare quarto è peggio che arrivare decimo, perché vuol dire arrivare proprio a ridosso del podio e non salirci, vero? È vero, sì. Nessuno si ricorda del quarto. Esatto. Amici telespettatori, come avete visto, pertanto, vittoria canadese con Benet davanti